Con Sabino Civilleri del collettivo artistico Genia, che organizza la quarta edizione del Prima Onda Fest a Palermo dal 25 ottobre al 6 novembre 2023. Ben trovato. Bentrovati anche voi, grazie per l'ospitalità. Una piccola correzione, il nostro festival inizia il 20 ottobre con Ah, un'anteprima, ok. con lo spettacolo Musa di Ugo Giacomazzi e Serena Ganci, prodotto da Babel Teatro, che appunto è una casa di produzione palermitana. Il festival è una composizione di diversi elementi che sono stati scelti precedentemente, insomma, alla scelta pure degli spettacoli. Ovvero, noi abbiamo un comitato scientifico fatto da università, ma non solo, anche liberi professionisti, artisti da tutta Italia, anche europei. All'interno di questo comitato scientifico viene redatto un piccolo documento, una ventina di righe davvero, in cui si segnano le traiettorie a cui le direzioni artistiche faranno fede per la programmazione e la scelta degli spettacoli. Quest'anno, insomma, nell'ottica del triennio ministeriale, la nostra attenzione si è concentrata sul mondo delle periferie, che è una continuità rispetto all'anno scorso, presiede la città metropolitana di Palermo e quindi anche a un concetto di riqualificazione dei luoghi attraverso appunto la programmazione artistica, ma anche tutta una serie di progetti collaterali. E poi sono i due temi cardini della programmazione, cioè del documento del comitato scientifico che hanno determinato la programmazione, sono stati la diversità declinata da tanti punti di vista, e anche un piccolo accenno all'accessibilità all'arte e agli spazi dedicati all'arte. Dico un piccolo accenno perché quest'anno soltanto uno degli spettacoli dei 28 che programmiamo sarà accessibile anche ai diversamente abili di diversa natura, perché abbiamo iniziato un progetto con un'associazione di Brancaccio che opera all'interno di uno spazio confiscato alla mafia, che si occupa di diversità e di disabilità, ma anche di accessibilità. Con questa appunto associazione abbiamo fatto questo scritto, redatto appunto un primo progetto per rendere uno degli spettacoli del festival quest'anno accessibile. Questo ci dà la potenzialità per il prossimo anno di riuscire a determinare una programmazione che vede tutti gli spettacoli accessibili a tutte le diversità, abbattendo appunto una sorta di muro che in questo momento soprattutto i piccoli spazi, ma anche le piccole organizzazioni hanno, cioè quello di poter investire su determinate traiettorie. Il festival poi ha anche dei piccoli accenni a un cantiere poetico che è frutto di un progetto che ha vinto il Boarding Pass, che è il Teatro dei Venti, che è un progetto europeo che è alla sua seconda tappa a Palermo e che sta accompagnando una mega produzione di Teatro dei Venti. Questo progetto di cantiere poetico nasce con loro, continuerà nei prossimi anni, ma è interessante perché nasce in una delle zone che vive il più grande contrasto nello sviluppo e nella riqualificazione della città metropolitana di Palermo, cioè Sant'Erasmo. Sant'Erasmo vive un momento di recupero edilizio, sia pubblico che privato, ma vede anche a fianco situazioni di grandissimo degrado sociale, culturale e anche, ahimè, abitativo. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti e com'è stata la scelta artistica? Gli appuntamenti sono 28 in tutto, con qualche doppia recita. Abbiamo delle ospitalità che hanno guardato ai giovani. Abbiamo dei drammaturghi di nuova generazione, abbiamo anche vecchi drammaturghi che hanno fatto un po' la storia sia di Palermo che del Stato italiano, come Maranta, Armando Punzo, ma abbiamo anche appunto Domenico Ciavanitaro, che è un giovanissimo palermitano, che è in programmazione con lo spettacolo Saro, che è lo spettacolo che renderemo accessibile appunto a tutti e a tutte. Poi abbiamo Bernardo Casertano, abbiamo Tania Garriba e Valentina Minzoni, che sono due giovanissime, appunto, anche loro, drammaturghe e regista. E come abbiamo scelto? Abbiamo scelto facendo un monitoraggio che inizia a novembre, cioè alla fine dell'edizione precedente, e ci vede impegnati in viaggi, relazioni, comprensione, capire profondamente che cosa, da dove è nato lo spettacolo che vogliamo programmare, che vita ha avuto, che difficoltà ha attraversato. Ha avuto una vita quello spettacolo, che è possibile essere prodotto, fatto una volta e poi si è fermato. Inoltre, noi cerchiamo sempre di creare un rapporto personale con l'artista che programmiamo, nel senso che cerchiamo di farlo stare più tempo possibile quando quel festival ha inizio, perché cerchiamo di capire anche tutta una serie di problematiche che gli artisti in giro per l'Italia vivono e che noi vorremmo condividere con loro, nella speranza di poter dare anche un piccolo aiuto, un piccolo sostegno. Da un progetto che noi abbiamo ospitato alla seconda edizione fa, oggi è nato un progetto di coproduzione con un teatro e una compagnia di Massilia, ad esempio.
Quindi questa è una cosa molto importante, una piccola compagnia di Marsiglia che sta avendo da noi un appoggio a una nuova creazione, come la chiamano loro. Quindi scegliamo soprattutto sull'artista, cerchiamo quelle realtà artistiche, individuali e collettive, che dentro abbiano quella parola ormai orrenda che nessuno vuole dire più, come la peste, è un percorso di ricerca. Riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito è genialabart.eu e poi abbiamo il sito di Cop Culture e poi avremo le biglietterie soprattutto all'Ecomuseo, ma grazie alla collaborazione con Cop Culture, che è una novità di quest'anno, i biglietti del festival possono essere comprati anche al Palazzo Steli e all'Orto Botanico di Palermo, non solo grazie a Cop Culture che ci offre il servizio, ma anche alla collaborazione che Genia Laboratori Artisti di Palermo ha con l'Università di Palermo e con il Dance di Palermo. Quarta edizione del Prima Onda Fest a Palermo dal 20 ottobre al 6 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Sabino Civilleri del collettivo artistico Genia che organizza. A presto! A presto e grazie sempre dell'ospitalità.